e il Cristo venne tra noi, ha messo la sua dimora, propriamente dal greco, ha messo la sua tenda tra noi. È bellissimo come il Vangelo d'oggi, Giovanni, nei primi appena 18 versetti, guardate, fa la sintesi di tutto il mistero di salvezza. Raccomando, tornare dopo a questo, dal primo al 18 versetto. La sintesi di tutto, fa passare tutto il mistero di salvezza e ci mette in un confronto davanti al mistero del Verbo fatto carne, che viene a prendere la natura umana e a rimanere tra noi. A me piace fare anche un collegamento tra questo nato che ha messo la sua tenda, la sua dimora tra noi, e la presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia. Perché attenzione, qua c'è un'immagine, ma qua c'è la realtà. Non possiamo fermarci nell'immaginette, come tante persone che purtroppo con un'invasione protestante del mistero dell'incarnazione e atea, cioè di farsi travestirsi di rosso, bianco, Babbo Natale, tutto questo anticristiano, e farsi la bella foto davanti all'albero, e del presepe a volte neanche esiste. È peggio dei bambini, è peggio dei catechisti, preti, suore, travestiti con il cappello di Babbo Natale. Ma che stiamo scherzando? È la mancanza di Cristo anche e soprattutto nei consacrati e quegli annunciatori della verità che già non annunciano più la verità. Ecco perché noi siamo una Chiesa che esce ad evangelizzare tutti questi strati che stanno perdendo a Cristo. È una finta. Ecco perché Giovanni mette, ha messo la sua tenda, è venuto tra noi, e San Paolo parla di una benedizione, perché a volte noi possiamo pensare, va bene, il Cristo è venuto a noi. San Paolo dice prima della creazione del mondo, anzi Giovanni diceva in principio era il Verbo. Il primo libro della Bibbia dice in principio Dio ha creato il cielo e la terra, cioè sta facendo la creazione, la temporalità della creazione, ma il Verbo esisteva da prima, esistendo da prima e prima di creare ha pensato in te, ha pensato in me per amore. Pensate questo, già oggi noi deboli stiamo aspettando la telefonata della mezzanotte, il messaggino, ma vanità alla fine, fratelli. La bellezza è che Dio pensa in te e pensa tanto in te e in me che ci invita ad entrare nella nostra natura, a guardare quello che noi non vogliamo vedere. E per fare questo manda il suo figlio Gesù Cristo ad entrare nella nostra natura da una bella donna, da Maria Santissima. Perché noi, fratelli, noi pensiamo sempre guardando in alto, sono di questa città, di questo paese, di questo cognome, il sole, qua, papà. Noi stiamo sempre scappando di tutto quello che sia sofferenza, scappando della povertà, scappando di non avere lavoro, di perdere affetti, eccetera, eccetera. Ma il Cristo che cosa ha fatto? Tutto il contrario. È sceso nella povertà ed è entrato nella sofferenza e ha sofferto per te, per me, che siamo colpevoli per i nostri peccati, cioè per la nostra mancanza d'amore. Lui ha preso su di sé, essendo innocente, quello che noi non vogliamo prendere. E questa è l'incarnazione. Non è solo la scena della nascita del Gesù, è che il Cristo viene a prendere quello che tu ed io rifiutiamo, la sofferenza. Nessuno vuole soffrire, nessuno vuole soffrire. Ecco perché ci sono tanti che hanno paura di morire,
Però la vera paura, lo disse la parola, non è di chi ti può togliere o uccidere il corpo, è di chi ti può togliere l'anima. Beh, hai paura di morire? Ebbene, sei in grazia per morire. Il Cristo, hai vissuto il Natale come l'accogliere il Cristo nel seno familiare, ma anche nel cuore, con la presenza eucaristica in te. Questo vuol dire essere cristiano. Ecco perché San Paolo dice, prima della creazione del mondo, già Dio ha pensato in te, vi ha scelti per essere santi. Lo sapete che nella Sacra Scrittura l'essere santo è essere separato di quello che non buono. Santo è quello che per il discernimento dello Spirito sa scegliere che cosa è la verità e la segue, pur avendo incontro la propria famiglia. Ma ci sono alcuni che, incatenati agli affetti, preferiscono l'ombra a perdere un affetto, a perdere un'amicizia. Ecco perché è una prova di fede, è una bellissima prova di fede. Il Siracide parla della sapienza come lo stesso Cristo che scende alla terra, scende, illumina. Ma a chi illumina? A chi si lascia illuminare? Ma chi dice io non ho bisogno della luce, punto. Ecco perché la parola è bella e ci dice a noi che siamo bugiardi, idolatri. Le dice alle lesbiche, le dice agli omosessuali, smettete di peccare, prendiamo tutti la strada della verità, perché la strada della misericordia è questa. Misericordia non è dire, ah, questo non è peccato, vai che Dio misericordioso perdona tutto. No, la misericordia è un'accoglienza, è uno scambio d'amore, e per amore evito quello che non è buono, né per me né per l'altro. Bellissima la parola. Ecco perché l'incarnazione alla fine è la presenza di Dio, come diceva il Concilio Vaticano II, il Cristo alla fine, e facendosi uomo, ci fa vedere chi noi siamo. Perché viviamo in una società dove si rifiuta anche il proprio corpo. Il più cicciotto vuole essere più magro, il magro vuole essere più cicciotto, il più vecchio vuole essere più giovane, il più giovane vuole essere più vecchio, il biondo così cos'ha. E chi ha gli anni? Ah, non si può domandare. È una mancanza di rispetto. Guardate, tutto il contrario di quello che è la verità. Tutto il contrario. Alcuni investono soldi tantissimo per ingannarsi a se stessi che sono più giovani, si stirano la pelle e diventano come pesci, sfigurati. Perché? Perché non accettano il proprio corpo. Silicone, roba varia, tutto un mercato. Ma alla fine, tatuaggi, pizzi, tantissime cose. Perché? È il rifiuto della propria natura, dove Cristo ha voluto entrare. Fratelli, che bellezza! Questo Natale, come il Natale in se stesso, è l'invito ad accettare la nostra propria storia. Sapete? A riconciliarci. Anzi, dice la seconda lettera ai Corinzi, a lasciarci riconciliare. E con chi? Con la nostra propria carne, la nostra propria anima. Questo è il Natale. Così sia.